In realtà sono Vittorio Bertola, il curriculum e tutta la presentazione di cosa ho fatto nella vita eccetera è stata messa sul forum, quindi non so se volete che riassuma un minimo chi sono e cosa ho fatto. Sì. Vabbè, sono nato e cresciuto a Torino, tra Torino e Rivoli, ho 36 anni, faccio l'ingegnere di formazione, ho lavorato al Politecnico, ho fatto una carriera da ingegnere, quindi prima cominciando a occuparmi di internet già mentre finivo di studiare al Politecnico. Poi ho lavorato in Omniter, poi ho fondato insieme ad altre persone un'azienda che si chiamava Vitaminic, che è stata uno degli esempi più noti delle aziende internet del periodo fine anni 90. Quindi partendo da, insomma, come direttore tecnico, partendo dal niente, abbiamo messo insieme tutta l'azienda, in 2-3 anni siamo arrivati a essere quotati in borsa, a essere presenti in 10 nazioni, così. Dopodiché, finita questa esperienza, ho messo in piedi altre piccole aziende con amici, su scala molto più piccola, e sostanzialmente a tutt'oggi vivo facendo consulenze e lavori relativi a sia a siti internet dal punto di vista tecnico sia alla presenza in rete di qualunque genere, quindi strategie di comunicazione su internet. Parallelamente a questo ho sempre fatto attivismo fin da quando sono ragazzo, quindi ho cominciato all'università fondando una lista apartitica che si è presentata alle elezioni universitarie, quindi sono stato eletto in vari organi del Politecnico, compreso il consiglio di amministrazione. Poi ho cominciato dopo il 2000 una serie di attività su internet, quindi nei vari gruppi attivi per la libertà della rete. Sono stato nominato in una serie di organismi internazionali anche di livello piuttosto alto, arrivando fino a essere consulente delle Nazioni Unite sotto Kofi Annan, quindi con tanto di lettera che si è firmata, questo mito che circola sui forum della lettera di Kofi Annan, e insomma in una serie di altre posizioni di organismi internazionali di vario rilievo, a livello nazionale in consulte ministeriali, quindi ho rappresentato la società civile ad esempio, sia quei governi di centrodestra che quei governi di centrosinistra, nelle consulte che discutevano delle politiche di internet, purtroppo senza darci mai ascolto, quindi insomma il nostro effetto è stato praticamente zero. Comunque ho fatto un po' di viaggi a Roma a mie spese per parlare con i ministri. E poi dopodiché sono entrato nel movimento, e il mio ingresso nel movimento come attivista risale al V2 Day, dove ho visto il volantino della lista civica. Mi sono subito interessato a questo aspetto, un po' perché forse per attitudine mi interessava più l'aspetto politico proprio, quindi partecipazione alle elezioni. Ho partecipato sin dall'inizio direi attivamente, quando ci siamo presentati alle elezioni provinciali sono stato candidato presidente e per le scorse elezioni regionali sono stato candidato qui nella provincia di Torino. Direi sono stato una delle persone più visibili, insomma, quindi tutto sommato chi ha bazzicato il movimento in questi anni a Torino ormai mi conosce. Sì, possiamo